Per amore del ciclismo, una nuova cycling tour questa sera. Benvenuti amici di BCTV. Lo vedete con noi un nuovo ospite, è con noi questa sera Michele Gazzoli del team Colpack Ballana. Ciao Michele, benvenuto. Ciao a tutti, buonasera. Abbiamo invitato Michele questa sera perché, come saprete, ormai manca pochissimo. Sabato ci sarà il debutto della categoria Elite Under 23 e anche per le squadre Continental con le prime manifestazioni, nello specifico la Coppa San Geo in provincia di Brescia e poi ci sarà anche la Firenze Empoli in Toscana. Michele partirà proprio dalla sua provincia, dalla provincia di Brescia, con una delle manifestazioni storiche che danno il via alla stagione come la Coppa San Geo. Ti chiedo, Michele, come ti prepari a questo debutto e a questa nuova stagione? Allora, diciamo che correre in casa è sempre una soddisfazione, poi comunque non potevo essere da meno della mia presenza, quindi sono molto soddisfatto. Anche se comunque purtroppo questo inverno non è andato benissimo perché a inizio gennaio ho avuto il Covid, quindi sono stato fermo per 15 giorni, poi subito dopo ho avuto un problema al ginocchio che mi ha fermato ulteriori 20 giorni. Quindi ho fatto 1 mese e 10 giorni senza toccare la bici, è da 15 giorni ormai che pedalo. Non sono al 100%, però sicuramente con la squadra che abbiamo e le ambizioni che abbiamo quest'anno, sia io che soprattutto la squadra, sicuramente faremo una grande gara. Poi per me correre a Brescia è un orgoglio. E sicuramente correre sulle strade di casa è sempre molto bello, ma questa per te sarà una stagione davvero molto importante, immagino questo 2021, si spera ora la situazione anche da un punto di vista sanitario, forse sta tornando un po' complicata, in particolare anche nelle nostre zone tra Bergamo e Brescia, ma si spera ovviamente di vivere un 2021 intenso, ricco di gare. Ti chiedo quali sono i tuoi propositi per questa nuova stagione. Sì, la speranza è quella di continuare a correre sicuramente con questa brutta situazione che stiamo vivendo. Di obiettivi ce ne sono tanti, diciamo che devo sicuramente partire forte, però adesso con questo inconveniente che ho avuto sarà un po' più difficile. Gli obiettivi sono tanti, a inizio stagione ci sono delle belle gare molto importanti, sia a livello nazionale e internazionale. Ci sarà come le classiche italiane, come può essere Collecchio, Piva, Belvedere, tutte quelle. Poi ci saranno anche delle gare con la nazionale italiana, come per esempio il Fiandre. E quest'anno abbiamo avuto la fortuna di essere invitati alla Roubaix come squadra. Quindi diciamo che come campagna primaverile c'è molto da fare. Speriamo di essere preparati. Speriamo che si continui così, ecco. Certo, vorrei parlare un po' della tua squadra, intanto vediamo anche proprio la fotografia della formazione del team Colpack Ballan 2021, l'avete scattata all'interno dello stadio, il Gavi Stadium di Bergamo, dove gioca appunto l'Atalanta. Quanto è importante avere al tuo fianco una squadra così ben organizzata, così importante, dei compagni così forti al tuo pari? E anche questo cenno che hai fatto alle gare all'estero, quanto è importante la possibilità che la Colpack dà ai suoi atleti di andare a fare anche delle esperienze all'estero? Ma sicuramente è fondamentale sia avere una squadra forte perché comunque ho visto e già sapevo che essere in una squadra forte il livello si alza, quindi anche il mio livello si è alzato parecchio in questi anni, avendo al mio fianco dei compagni che sono una prima fascia. E correre all'estero c'è sicuramente da ringraziare un sacco la Colpack perché comunque in questo periodo non facile, pieno di difficoltà economiche, ci sta permettendo di correre all'estero. Come settimana prossima andremo in Croazia, staremo via 2 settimane e sicuramente è un grosso impegno economico e in questo periodo non è facile per una squadra farlo. Però lei Certo. ha sempre messo davanti il ciclismo e i corridori a se stessi, quindi questo penso che ne faccia onore. Poi la Colpack c'ha già un nome
di primo livello, come squadra italiana è la prima, e su questo non ci sono dubbi, ma perché c'è delle fondamenta e dei pensieri che sono quelli che la reggono. Agli amici a casa, lo vedete, lo ricordo, siamo in diretta Cycling Talk con Michele Gazzoli, atleta del team Colpack Ballan. Lo scorso anno due vittorie in stagione, vi faccio vedere anche una di queste qua, proprio sul rettilineo di Monte Catini Terme, il Gran Premio del Rosso, se non sbaglio, giusto Michele? Esatto, Montecatini. E poi avevi vinto la prova in linea Ponsacco della Coppa del Mobilio, quindi la Toscana, diciamo, lo scorso anno ti ha portato particolarmente bene. Siamo alla vigilia della Coppa San Geo, mancano ormai poche ore alla Coppa San Geo, abbiamo detto una nuova stagione, ma io voglio andare un po' più indietro e vorrei chiederti, Michele, da dove nasce la passione per il ciclismo? Ma la passione del ciclismo nasce molti anni fa, ormai 16 anni fa praticamente. Avevo 6 anni, 7 quando iniziai, e mi venne trasmessa ovviamente dalla mia famiglia, ma anche e soprattutto da una grande persona, la quale è stata Giancarlo Telli, che ha dato a me e alla mia famiglia l'amore per questo sport. E se devo identificare una persona nella mia vita nella quale io mi sono ritrovato di più e con cui diciamo, mi sono veramente cambiato e mi ha cambiato, sicuramente Giancarlo, difatti è sempre stato il mio punto di riferimento. Certo, Giancarlo Telli che era il presidente dell'Aspiratorio Telli, formazione dove tu poi hai anche corso per diversi anni tra gli juniores, tra gli allievi, Sì, sempre 12 anni. esatto, e che poi che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, forse era, o 2 anni fa, due nel anni fa, 2019. esatto, all'inizio del 2019. Guarda, a proposito di Giancarlo Telli, ti faccio vedere anche un'altra fotografia che mi ero salvato proprio perché immaginavo che tu lo avresti nominato questa sera. Un momento particolare per la tua carriera, un momento sicuramente, una grande gioia che tu hai regalato a lui qua e quando sei riuscito a vincere il campionato europeo degli juniores, è una giornata davvero bella. Immagino che lui sia stato contentissimo di questo successo. Sì, sicuramente è stata una grande vittoria e una grande soddisfazione secondo me che per lui e ovviamente quello che mi resta tanto di quel periodo, oltre alle vittorie che alla fine sono cose materiali che vanno, vengono, vinci, perdi, ma sicuramente quello che mi è rimasto più di quegli anni è tutto quello che si è costruito intorno, tutta la famiglia ciclistica che mi si è costruita intorno, tutti i rapporti, tutte le cose che alla fine, bene o male, non vai mai a perdere. Una vittoria alla fine la puoi anche dimenticare, però tutto ciò che è stato resterà per sempre e sicuramente ha segnato la mia crescita. E lo facevo molto spesso anche per lui, perché far star bene le persone con dei nostri gesti penso sia una delle cose più belle del mondo. Io quando vincevo Giancarlo era, penso, la persona più felice del mondo, e avergli potuto regalare la maglia più importante per la sua squadra e aver sempre corso per lui, questo per me è indimenticabile, oltre la vittoria, che va oltre a tutte le vittorie che ho fatto. Certo, cosa ti ha insegnato una persona come Giancarlo Telli? Ma Giancarlo, la sua filosofia è sempre stata che lo sport salva la vita. Io sono sempre stato quel ragazzo che alla fine di sfizi non ne ha mai avuti, non sono mai stato quello che il ciclismo l'ha fatto con dei sacrifici. Sai quando si dice, ma quanti sacrifici fai, quanto è? Alla fine, se fai della tua passione il tuo lavoro, io non ho mai lavorato un giorno della mia vita. E quello che mi ha insegnato lui è fare con amore ciò che vuoi veramente fare e soprattutto l'impegno che devi dare ogni giorno, ogni allenamento e sempre in qualsiasi cosa tu faccia. Questo è tutto quello che mi ha insegnato lui e
che sembra poco, però è una filosofia di vita che secondo me ti cambia e ti aiuta a crescere. Sicuramente. Nel frattempo arrivano anche i primi messaggi, sono più dei saluti. Il primo è di Master Stessaro Andrea, che immagino tu conosca, è uno dei massaggiatori della tua squadra, che dice grande gazzo, e poi Luca Zeni che dice addirittura sabato vinci la Sangeo. Io ne approfitto anche per invitare, se avete delle domande, amici che ci stanno seguendo da casa, potete scriverci nei commenti qui sotto che andremo a fare le vostre domande nel limite del possibile anche a Michele Gazzoli. Io Michele ho dato un po' una sbirciatina al tuo profilo Instagram e ho trovato un post che adesso ti faccio vedere anche agli amici a casa. Questo era un video che hai postato qualche settimana fa sul tuo profilo Instagram. Sei insieme, se non sbaglio, a Filippo Baroncini, un altro atleta azzurro, che ti sta facendo un po' d'assistenza meccanica. Questo video mi fornisce l'assist per chiedere qual è il tuo rapporto con la meccanica, con la bicicletta. Questo era uno scherzo o hai bisogno sempre di un meccanico? No, sicuramente sotto questo punto di vista io mi arrangio parecchio e con il mezzo meccanico ci vado d'accordo, quindi non ho problemi. Quel video lì in particolare, diciamo che era una piccola gag, però comunque secondo me fa molto pensare. Sotto nella descrizione c'è scritto precipitoso in inglese e secondo me racconta veramente ciò che sta vivendo il ciclismo di adesso, l'ossessione che c'è al fare tutto il prima possibile, come per esempio quando piove si deve trovare subito una soluzione per riuscire ad andare in bici perché non si può aspettare il giorno dopo. Se non ci si riesce a allenare, bisogna comunque trovare un posto per allenarsi. Io l'ho fatto così per ridere, però secondo me rispecchia veramente lo stato d'ansia che vivono i ciclisti in inverno, lo stato d'ansia che vivono i ciclisti a 3 mesi lontano dalle corse, quando non riescono a fare un allenamento e si fasciano la testa con il doverlo fare per forza. Stanno in giro tutto il giorno e pur di allenarsi la sera si allenano un'ora. È veramente un ciclismo ossessionato, tra virgolette, dalla performance, dai numeri, e era una piccola gag, ma secondo me rispecchia Certo, veramente ciò che siamo arrivati. è molto significativo anche quello che hai detto. Il tuo rapporto nello specifico con la bicicletta, con la tua bicicletta, faccio anche intravedere voi come Team Colpack Ballan, avete le Cinelli, come ti trovi con questa bici e dici qualcosa anche a beneficio degli appassionati e dei ciclisti. Sì, tra l'altro è il secondo anno, il terzo anno, se non sbaglio, che la Colpack utilizza Sì. Cinelli. E mi sono trovato bene fin da subito anche l'anno scorso con le misure. Sono passato da una bici completamente diversa a questa, a quella dell'anno scorso, e mi sono trovato subito bene. Poi a metà anno Cinelli mi ha fornito di un prototipo di una bici nuova, che ho iniziato ad usare a settembre più o meno, che è quella che utilizziamo tuttora noi del Team Colpack, e devo dire che ha fatto veramente un ottimo lavoro. Già con una bici bella dell'anno scorso ha fatto un modello più aereo e molto 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 scorrevole anche dal punto di vista per le performance, così mi sono trovato veramente bene. Poi abbiamo un'ottima collaborazione, nel senso che comunque qualsiasi cosa che abbiamo con loro e tutto, loro ci vengono sempre incontro e devo dire che mi sono trovato molto bene. Certo. E hai anche un negozio magari di riferimento o un meccanico a cui ti affidi o comunque ti affidavi in passato, magari nelle tue zone? Ma diciamo che la Colpack, per fortuna, io non abito lontano dalla casetta, quindi qualsiasi cosa io abbia o la mia bici ha un problema o qualcosa, vado subito in magazzino, mi danno subito il pezzo nuovo, mi danno la bici di scorta, me l'aggiustano, poi magari la gara me la cambio, però poi solitamente in Colpack, tra virgolette, siamo anche viziati perché comunque ogni 2, 3, 4 settimane ci fanno la revisione delle bici, ci cambiano il movimento centrale, le catene, quindi diciamo che la bici ha pochissimi problemi. Certo.
Il miglior acquisto che hai fatto invece nell'ultimo periodo, ciclisticamente o non solo parlando, qual è? Ma diciamo che io acquisto, a me piacciono molto le sneakers, le scarpe o comunque l'abbigliamento così, quindi adesso c'è un po' la moda di farlo, un po' tutti, però io da un po' di tempo che lo facevo, ho una piccola collezione tra virgolette, poi adesso sto aprendo una mia azienda che farà birra nel futuro. Oggi, tra Ah, sì. l'altro, abbiamo registrato ufficialmente il marchio, quindi Ah, beh, penso che coincidenza. siamo abbastanza contenti di come sta andando. Sicuramente adesso siamo ancora piccoli, stiamo crescendo e è un'esperienza nuova, sai, alla fine un ciclista che si butta nel mondo imprenditoriale da nulla non è facile, bisogna imparare anche molte meccaniche, molte tematiche che io fino a ieri non conoscevo, però è un mondo che mi appassiona, diciamo. Beh, complimenti, non la sapevo anche questo tuo aspetto. E come mai nel mondo della birra e con chi, se si può sapere, con chi Sì, io ho hai? un socio, Paolo, Dendi si chiama, e che diciamo abbiamo sempre condiviso questa passione della birra, ma anche di dell'aprire qualcosa insieme. Diciamo che È un questo tuo mondo, coetaneo o quel sì, più o è un meno, po', quel ragazzo è un po' giovane sì, di lui. sì, è giovane, è un po' più grande di me, però abbiamo avuto sempre questo pallino e diciamo che l'anno scorso, beh, comunque abbiamo iniziato a farla, abbiamo iniziato a provare, provare, provare. Adesso che ci siamo stabilizzati un attimo, stiamo cercando di aprirla, ecco. Ah, bello, dai. Bocca al lupo davvero allora anche per questa Grazie, nuova grazie. avventura. Nel frattempo Gianni Garlette ti manda un abbraccio da Belluno. Tu leggi libri, Michele? Sì, ne sto leggendo qualcuno. Aspetta, 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 perché qua c'è Master Stessaro Andrea, il tuo massaggiatore, che ti chiede 3 libri che porteresti nello zaino. Allora, il master, quando leggo c'è sempre, perché a me piace molto leggere quando si viaggia così, quindi lui è sempre quello che guida il pullman, così. A me i libri che piacciono sono un po' quelli di psicologia o comunque che parlano un po' dell'aspetto umano, della mente e quelle cose lì. Però sì, mi piace leggere, mi piace ritagliare un po' di spazio anche per distaccarmi un po'. Torneranno utili anche in gara questi libri per studiare la mente degli avversari. Sì, più che altro la mia, che già è molto complessa la mia, quindi. È sufficiente quella, dici? Sì, esatto. Negli ultimi anni, secondo te, a quale cosa hai imparato a dire di no e come fai per farlo, diciamo, per rinunciare a qualcosa, ovviamente magari anche per il bene della tua carriera? Ma secondo me un dire di no è difficile dirlo, cioè nel senso adesso su due piedi con tutto quello che mi può essere successo così è difficile dirlo, però sicuramente quello che si può imparare penso che sia la sconfitta, perché sono sempre dell'idea che per vincere bisogna saper perdere e l'ho imparato anche col corso degli anni, che magari è meglio vincere un po' meno gare, ma saper perdere. Quando si perde, saperlo accettare. E queste sono secondo me fondamenta e soprattutto fanno imparare a crescere. Certo. Punti di forza e punti deboli, Michele Gazzoli, e dove ti piacerebbe migliorare in futuro? Ciclisticamente? Sì, Ma già. anche altro se vuoi dirlo. No, beh, diciamo che ciclisticamente io punto sempre a migliorare. In questi ultimi anni sono migliorato molto anche sulle salite, riesco a tenere molto, molto, molto meglio.
ovviamente o uno o l'altro, quindi ho perso un po' lo spunto veloce, però riesco ad arrivare in fondo a corse che magari qualche anno fa facevo veramente fatica. Ma sono convinto che il ciclismo si sta trasformando e bisogna riuscire a tenere molto molto di più su salite o comunque essere più completi che puri, perché si vede la nuova generazione Van der Poel, Van Aert non li stacca in salita, eppure ti vincono le corse in volata, ma perché è un ciclismo in continua evoluzione e appunto questa esasperazione che dicevo prima nel mio post sta a significare che si sta alzando il livello moltissimo. Certo. Per gli allenamenti o comunque quando giri in bicicletta c'è un percorso che ti piace in modo particolare, dove ti alleni abitualmente o dove sei stato qualche volta che hai detto ah, proprio questo mi piace, che magari vorresti anche consigliare agli amici che ci stanno seguendo? Allora, io mi alleno prevalentemente e qui non posso non citare il mio gruppo che è Ore 10 Pulcinella, che mi alleno sempre, sempre, sempre con loro tutti i giorni, che ci sono anche vari professionisti come Garoge, Tonelli, Martinelli, Under come Furlan, Belleri e così via. Siamo un bel gruppo, siamo una ventina, ovviamente cerchiamo sempre di non uscire tutti insieme anche per il traffico stradale che comunque penso che sia un tasto debole da toccare, però cerchiamo sempre di uscire in gruppetti da 6 massimo e mi alleno sempre sul lago di Iseo, che sono le mie zone preferite, però se dovessi cambiare un domani, che mi ha colpito veramente tanto, la Toscana, con le sue terre fantastiche, collinari così. E diciamo, e poi mi ha anche dato tanto la Toscana perché mi porta fortuna quando corro lì, mi va sempre bene, però mi piace veramente tanto come terra. Certo, hai detto il gruppo Ore 10 Pulcinella. Sì. Immagino sia l'orario di ritrovo e il luogo. Esatto. Ore 10 Pulcinella è un ristorante che non ci siamo mai andati, quindi lo prendiamo solo come riferimento. Iseo, giusto? E lì, esatto, sì. Va bene. Adesso non per fare pubblicità, ma se ti capita vai a mangiare la pizza, anche il pesce Sì, che è buono. no, sicuramente, però ci troviamo sempre la mattina alle 10, quindi è sempre chiuso. Bisogna fare un qualche appuntamento serale qualche volta. E vacanze in bicicletta invece ne hai mai fatte? O ti piacerebbe farne, magari dove? Ma sai che vacanze in bicicletta? Io l'anno scorso con un mio compagno Furlan volevamo fare diciamo, un giro dell'Italia in bicicletta. Che l'avevamo già programmato tutto, poi con la storia del Covid così è un po' saltato. E mi piacerebbe veramente fare tutta l'Italia in bicicletta perché comunque secondo me come si vive l'Italia o il mondo in generale con la bicicletta è stupendo. Poi è la nostra passione e farlo mi piacerebbe Certo, un sacco. e sicuramente ti dà la possibilità di gustare, di vedere anche i luoghi in un modo differente di quello della Esatto, frenesia, dei soliti viaggi in macchina. O magari soprattutto arrivare quello. anche in luoghi dove con la macchina o con altri mezzi non ci si può arrivare. Hai invece una paura o hai avuto un momento di paura durante la tua carriera? Ma diciamo che la paura io non l'ho mai avuta, pur essendomi rotto qualcosa, però negli ultimi anni che mi ha sempre spaventato è la pericolosità che c'è sulle strade, come purtroppo abbiamo avuto un lutto l'altro Sì, negli giorno. scorsi. E io penso che dovremmo fare tutti una riflessione perché alla fine si dà sempre colpa al fatto che sono le macchine che ci vengono addosso, però io penso che la colpa sia anche al 50 e 50. Anche perché noi dobbiamo stare attenti, prima di tutto, dobbiamo avere 100 occhi e dobbiamo ricordarci che a fine giornata noi dobbiamo tornare a casa. C'è chi ha una famiglia, c'è chi è figlio, c'è chi ha figli, c'è chi ha fratelli. E bisogna trasmettere un messaggio che secondo me è sempre stato sbagliato, nel senso che si è sempre punito l'automobilista.
ma secondo me bisogna riuscire a trasmettere la cosa che siamo tutti esseri umani e bisogna cercare di aiutarci l'uno con l'altro. Bisogna essere bravi prima noi a essere sulle strade, a essere disposti ad accettare che non siamo soli, e secondo me ci verrà data anche sicuramente l'occasione dagli automobilisti o chiunque, di accettarci sulle strade. Quindi, secondo me, bisogna trovare una via di mezzo giusta e queste tragedie che sono successe negli ultimi anni, che sono parecchie, come posso ricordare Claudia, poi anche un mio carissimo amico che Manfred, Samuele, e queste qua sono le vere disgrazie della vita, e sicuramente bisogna cercare di oltrepassarle e stare attenti in prima persona noi. Sicuramente davvero importanti le parole che hai detto. Tra l'altro, anche la scorsa settimana è stato ospite con noi Davide Ballerini, professionista della Dio Clinic Step. Anche lui ha voluto toccare queste tematiche, anche con lui si diceva serve un rispetto reciproco, no? Tante volte si dice ma gli automobilisti, però serve il rispetto degli automobilisti verso i ciclisti, ma allo stesso tempo anche Esatto. rispetto dei ciclisti nei confronti degli altri utenti della strada. Soprattutto alla fine per farci rispettare bisogna anche rispettare il Esatto, nostro modo. com'è Quindi poi. deve essere un messaggio per tutti che la strada è di tutti, ma soprattutto anche al ciclista e all'automobilista. Quindi bisogna stare attenti quando si esce, bisogna cercare di stare in fila e scherzare quando si può, ma veramente perché la vita è una e non ce la si può giocare. Certo. Faccio una domanda un po' particolare, ti chiedo se hai un'abitudine consueta o un gesto, magari anche legato alle gare, un po' scaramantico, e invece una passione assurda, magari una passione anche al di là della bicicletta. Allora, i gesti scaramantici ne ho, e diciamo che sono un po', però quello che faccio ultimamente, negli ultimi anni, quando si fanno i viaggi, è fermarsi in autogrill con il TESS e prendo sempre un Gatorade, ogni volta di un gusto diverso, e tre barrette di cioccolato e me le mangio tutte nell'andare giù. E questo è il mio gesto di scaramanzia o portafortuna, Perché diciamo. l'avevi fatto una volta, ha portato bene e lo Sì, ripeti. esatto, sì, poi ho sempre vinto facendolo, quindi Tra l'altro, è il mio adesso portafortuna. mi viene in mente una cosa curiosa, hai parlato anche di Gatorade, della bevanda, il tuo team manager Antonio Bevilacqua, la prima squadra di dilettanti che ha avuto negli anni 90 era proprio il team Gatorade, quindi... Ecco, invece a me li fa pagare, quindi Ecco, vedi. magari la prossima volta me li dà. Dillo così Glielo lui dico. ti deve fare una fornitura. L'ultima domanda che ti voglio fare invece è tornare a parlare un po' di futuro, di te, Michele, qual è il tuo sogno nel cassetto e cosa ti aspetti guardando anche un po' più in là dalla tua carriera? Ma il mio sogno nel cassetto è star bene, io, la mia famiglia e tutti. Poi quello che verrà ciclisticamente o altro, se sto bene vuol dire che è arrivato qualcosa di buono. Quindi ho imparato prima di sognare, di cercare di star bene, che secondo me questo equilibrio è quello che fa veramente tutto. E vivo ogni giorno come se fosse un giorno nuovo, non ci penso il giorno prima e vediamo cosa esce. Nel frattempo è arrivato un messaggio che ti faccio leggere. Antonio Bevilacqua ti scrive, ho sentito, quindi non so se ti porterà la fornitura o... Ah, speriamo, speriamo. Se non me la Va porta, te lo faccio sapere. bene. No, vabbè, chiudiamo con questa battuta, ma anche salutiamo Antonio e lo ringraziamo che ci sta seguendo. Sicuro. Hai già parlato all'inizio della colpa, quanto è importante anche di queste figure di riferimento all'interno del team colpa, quindi Antonio Bevilacqua, che è il team manager, Rossella Di Leo, il direttore sportivi, tra cui Gianluca Valotti, Ivan 40 e gli altri, e poi soprattutto il presidente Beppe Colleoni, avere una grande famiglia che vi permette di esprimervi al meglio, giusto? Sì, no, sicuramente anche con il nostro presidente Colleoni, abbiamo un buonissimo rapporto, infatti che non possiamo far altro che ringraziare per quello che ci fa,
ma soprattutto anche lo staff che c'è sotto, come può essere Antonio, Gian, La Ross, Ivan, Flavio, ma anche tutto lo staff dei meccanici, dei massaggiatori. Diciamo che c'è un connubio perfetto tra staff, corridori e presidenza, e penso che sia questo il punto forte della colpa, che alla fine tutti fanno qualcosa, tutti si rimboccano le maniche e i risultati vengono. Sicuramente, te lo auguriamo davvero a te e alla tua squadra di vivere Grazie. Una stagione intensa, ricca di soddisfazioni, come è sempre stato in questi ultimi anni. Io ringrazio davvero ancora tanto Michele Gazzoli per la sua disponibilità, per questa bella chiacchierata, spero che sia stata piacevole anche per te. Ti auguriamo in bocca al lupo per sabato, per il debutto e per tutta la stagione. Crepi il lupo, grazie mille, è stato un piacere mio. E ovviamente un ringraziamento va anche a tutti gli amici che ci seguono da casa, che ci hanno seguito numerosi. Grazie ancora a Michele Gazzoli, l'appuntamento è per la prossima settimana con una nuova Cycling Talk. Ciao a tutti e buona serata. Ciao a tutti.